Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 19 gennaio 2018, prima edizione. Iniziamo subito con gli articoli di stamattina. Elezioni, Berlusconi come De Benedetti e Renzi, una promessa in cui ho creduto e su Di Maio bel faccino ma inadatto. Il leader di Forza Italia, ospite a Quinta Colonna, annuncia l'accordo con Lega e Fratelli d'Italia. Manca solo la firma, dice, sono soci affidabili. Spiega che tra le proposte del centrodestra ci sarà il vincolo di mandato per fermare quello spettacolo disgustoso di 300 parlamentari che hanno cambiato casacca. In serata ha firmato il programma elettorale, la barzelletta su Confalonieri, gara di pipì, se l'è fatta sulle scarpe, ha vinto lui. Sempre le stesse cose, insomma. Non cambia proprio nulla, cari amici. Milano, incidente alla lamina, allarme rotto e valvola del gas difettosa. La strage in fabbrica, gli accertamenti di carabinieri e pompieri, nella vasca oltre 40 centimetri di azoto e il sensore era guasto. Il quarto dipendente in gravi condizioni è morto nel pomeriggio. Invierò al 9 per tutta la giornata di ieri, qualcuno ha lasciato dei fiori, altro delle candele. I magistrati sono tornati per nuovi sopralluoghi per diradare la nebbia fitta che ancora impedisce di capire cosa sia successo martedì all'interno del forno della Lamina SPA. Quella fuga di gas e quei tre operai morti soffocati è un quarto per il quale, dopo l'accertamento della morte cerebrale da parte dei medici dell'ospedale San Raffaele, è stato dichiarato il decesso. Per iniziare a dare un senso alla strage bisogna ritornare agli accertamenti iniziali fatti dai carabinieri e ai primi interventi dei vigili del fuoco. Sta qui la chiave per ricostruire la dinamica della vicenda. Due dati su tutti. L'allarme era rotto e la valvola del serbatoio dell'azoto era mal funzionante. Vaccini consulta, dice l'obbligo, non è irragionevole, depositate le motivazioni del no al ricorso della Regione Veneto. La Corte ha sottolineato come, dato il calo delle coperture vaccinali, la scelta del Parlamento di introdurre l'obbligo per 10 vaccini non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver sacrificato la libera autodeterminazione individuale. Una scelta che, dicono le motivazioni, le regioni, scusate, li sono vincolate a rispettare. Firenze, Nardella assume per chiamata diretta la figlia del PM che archiviò Renzi. Come Matteo Renzi, anche Dario Nardelli nutre aspirazioni da talent scout e se il rottamatore nel 2009 da sindaco di Firenze nominò nella controllata Publiacqua la giovanissima appena ventottenne Maria Elena Boschi, ora il suo erede a Palazzo Vecchio, Dario Nardella, tenta altrettanto e scommette su Celeste Oranges, anche lei ventottenne come Boschi, laureata in legge e al suo primo impiego. Liceo Massimo a Roma, il professore ammette abusi su studentessa, dice ero innamorato, rapporto consenziente, chiedo scusa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia in carcere a Regina Coeli, davanti al GIP Annalisa Marzano, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità e ha detto farei qualsiasi cosa per tornare indietro. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.